Benvenuti e benvenute al webinar di Logify. Io sono Lucrezia e faccio parte del team di marketing di Logify e innanzitutto ringrazio tutti di essere qui oggi e fatemi sapere se ci sentite in chat. Ricordo per chi è qui per la prima volta, questi eventi, anche questo webinar fa parte di una serie di eventi che Logify organizza durante tutto l'anno e sono degli eventi rivolti prettamente al mondo delle case vacanze, dell'extraalberghiero e del property management, dove abbiamo sempre l'onore di avere degli ospiti con cui confrontarci, con cui raccontare delle esperienze su temi che ci coinvolgono tutti gli operatori del settore. E ringrazio infatti oggi è con noi Danilo, all'anagrafe Danilo Guzzo, ma conosciuto da tutti come Danilost, e parleremo di pulizia e checkout e ci darà i suoi consigli appunto come gestire questa fase comunque un po' anche delicata, no? Delle pulizie. E nel frattempo vedo che si stanno connettendo tutti e condivido le slide. Allora, datemi un secondo. Eccoli qui. Così. E appunto l'argomento di oggi è pulizia e checkout, consigli pratici per aumentare le recensioni positive. Prima di iniziare, dei piccoli appunti e se non ci state sentendo. Bisogna attivare le autorizzazioni audio, c'è un piccolo tastino di impostazioni qui nell'evento. Noi non possiamo vedervi, non vi sentiamo, però vi invitiamo comunque a scrivere nella chat qualsiasi commento, qualsiasi domanda durante tutta la live, e anche perché cercheremo di rispondere il più possibile alle vostre domande, ai vostri commenti, ai vostri dubbi. E siamo qui, diciamo, è una sezione proprio interattiva e ha una durata circa di un'ora. E questo webinar sarà registrato e sarà poi inviato tramite mail, a tutti, diciamo, a chi si è registrato. E quindi come è strutturato, cosa aspettarsi da questo webinar? Finita questa mia piccola introduzione, poi lascerò la parola a Danilo che appunto ci parlerà di tecniche e checkout, di pulizie e checkout, dandoci dei consigli pratici. E lasceremo poi spazio a tutte le vostre domande per rispondere ai vostri dubbi. Che cos'è innanzitutto Logify? So che molti siete qui per la prima volta e per chi non ci conosce faccio una piccolissima breve introduzione su chi siamo. Logify è un software pensato, ideato per gestori, proprietari, property manager per semplificare tutte quelle attività quotidiane nella gestione delle strutture, delle case vacanze, delle proprietà. Come? Attraverso innanzitutto il channel manager che appunto permette la sincronizzazione di calendari, il sistema PMS, quindi Property Management System, che permette di coordinare, di gestire tutte quelle attività quotidiane, quindi dal coordinare lo staff alle pulizie appunto. E per chi ancora non ha un sito web, permette anche di costruire un sito web completamente personalizzato con dei design, diciamo, anche adatti a chi non ha grandi competenze tecniche. E invece per chi ha già un sito web c'è la possibilità di inserire anche il Booking Widget. Questo perché è importante? Perché comunque permette di ricevere prenotazioni dirette. Inoltre, Logify siamo anche partner integrati con Google Case Vacanze, che permette appunto di aumentare la visibilità sul proprio sito web e quindi di portare gli ospiti, potenziali ospiti, a prenotare direttamente sul sito. E, ricordo che c'è la possibilità di avere una demo personalizzata, c'è anche un servizio gratuito di onboarding con un team specializzato Logify che permette appunto di ricevere delle chiamate personalizzate dove verrete seguiti attraverso dei consigli rispetto alle proprie esigenze di ognuno di voi per utilizzare il nostro gestionale.
Il servizio clienti è su 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e c'è la possibilità di iniziare una prova gratuita che dura 7 giorni a questo link che vedete qui adesso nella slide, ma è lo stesso che vedete anche nel tastino in verde dove c'è prova Logify gratis qui nell'evento. Inoltre sul nostro blog ci sono tantissime risorse gratuite per i proprietari e gestori di case vacanze. E infatti, parlando di risorse gratuite, oggi avevo pensato di condividere con voi una guida che abbiamo creato, una risorsa gratuita che potete scaricare in PDF, che è appunto una checklist, quindi una lista, un piano d'azione ben chiaro e definito per non dimenticare nulla durante appunto le operazioni di pulizia e checkout. Ve lo condivido anche nella chat, in modo che lo potete caricare anche da lì. Adesso diciamo, non voglio rubare troppo spazio a Danilo e Danilost. Per chi non lo conosce, poi sicuramente lui si saprà presentare meglio. Io faccio una brevissima introduzione. Gestisce diverse case vacanze a Roma. Airbnb Superhost e ha deciso di condividere tutti i giorni attraverso i social consigli di checkout e pulizie. Quindi se lo cercate, Danilo è anche conosciuto come quell'altro checkout, quello dell'altro checkout, perché appunto ogni giorno condivide i suoi checkout nelle sue strutture, dando dei consigli molto 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 utili. E Danilo, io ti ringrazio di nuovo per essere qui Voi. oggi con noi e ti lascio la parola così ci presenti e ci racconti un po' come sei diventato esperto delle pulizie, cosa ti ha Grazie mille, fatto grazie, grazie mille. entrare nel mondo delle case vacanze. Grazie mille per l'invito. Tutti i giorni che condivido checkout sarebbe impegnativo, tanto come che condivido io. Comunque siamo arrivati, a parte che sto qua nella casa famosa, la più famosa dei video. Siamo arrivati con il tempo, l'esperienza. Siamo arrivati a diventare sempre più forti, diciamo, a saper gestire bene gli orari, tutto quanto. Però le prime esperienze sono state molto, molto toste, diciamo, no? Io ho esperienza a livello alberghiero perché ho lavorato molto con hotel. Però diciamo che le case vacanze è tutta un'altra questione, no? Che trovi casa, tutto bello, ok, perfetto, ho trovato casa, iniziamo questo lavoro, perfetto, eh? Mo' adesso che sei andato l'ospite, mi ricordo il primo checkout, è stato diciamo bello perché mi ha fatto venire l'idea di quello che dovevo fare a livello social, no? Ho detto questo lo devono vedere tutti, cioè, però poi è stato tosto perché dici, oddio, ma davvero sono tutti così checkout? Invece no, non è che sono tutti così, È stato fortunatamente. traumatico, diciamo. Diciamo sì, all'inizio è stato veramente traumatico, ma perché diciamo che all'inizio non è che hai tutte queste nozioni, non ce l'hai perché è la prima volta, se tu una cosa non la sai fare è normale che riscontri dei problemucci, tutto quanto, ma nell'arco, come dico io sempre io su ogni video, nell'arco del viaggio, ti imparerai, no? Il viaggio impara e insegna. Quindi ecco questo. E per me è stato molto importante entrare in questo mondo perché questo mondo, cioè, per me è tutto, per me è tutto. Mi piace, per me diciamo che tra virgolette è un gioco lavoro, ecco, tra virgolette, vai. Diciamo quali sono stati un po' gli errori iniziali, soprattutto magari a livello di magari tempistiche, di checkout, o se è iniziato subito con, non so, in alta stagione, quindi c'era un turnover molto, molto rapido. Quali sono stati un po' i primi errori? Sì, abbiamo iniziato proprio nel punto, diciamo, più critico, no? Durante proprio l'alta stagione, quindi cioè, vieni tartassato direttamente, che da una parte dici è positivo perché. Però poi all'inizio è normale che non sai gli orari, non sai, cioè, Dio, mo che faccio? Da dove inizio? È quella la domanda, no? Non sai da dove iniziare, non sai come, che inizio dal letto? No, inizio da per terra, no, aspetta, fammi iniziare prima. E quindi i primi checkout sono questi, cioè, che fai le prove. Poi nell'arco del viaggio dici ok,
prima cosa devo fare questo, seconda cosa devo fare questo, seconda, terza cosa devo fare quest'altro. E nell'arco veramente del minor tempo possibile tu arrivi all'obiettivo. Quindi se tu ti crei, diciamo, un know-how o proprio una linea guida, sai anche che quando metterai persone qua dentro puoi dargli consigli a loro. Poi non sono neanche, non sono tipo un tipo che dice alle persone che lavorano con me, non sono che gli sta appresso, che gli sta, non mi piace, però magari gli posso dire determinate cose che voglio io, cioè perché comunque facendo i checkout, vedi un commento che mi mettono sempre, ma tu pulisci sempre le case, non è che pulisco sempre io, cioè come faccio a pulirle, però diciamo che pulendole sono arrivato al punto che ho capito determinate cose della casa, cioè ogni casa ha un suo punto più critico, dello sporco, ha, che ne so, tipo i comodini si riempiono sempre di polvere, mostro di una cosa così a caso, quindi so che devo dire alla persona che verrà qua che guarda quel comodino si riempie pieno di polvere, quindi cerca di pulirlo bene, o un esempio banale, però è così, è così. Oppure il vetro della, io ho tutte quante docce walk-in, la maggior parte delle case hanno docce walk-in, e la docce walk-in è impegnativa, perché comunque è bella, è una delle più docce più belle che possa esistere, però è impegnativa perché la devi pulire bene. Il vetro deve essere splendido, cioè deve essere perfetto, cioè per me, poi io sono un po', diciamo, forse pure troppo, Diciamo però... quindi che comunque è importante anche non all'inizio, soprattutto comunque chi parte anche adesso, no? Chi ha magari gestisce solamente una struttura o è proprio all'inizio e ci sta ancora pensando a questo mondo, di comunque testarlo, no? Cioè non delegare subito magari o comunque sì, farsi aiutare, però vederlo proprio in prima persona cosa va e cosa non va. Sì, ma mi hanno Giusto. scritto, sì, me lo scrivono in tanti, mi scrivono, ma secondo te per la pulizia, perché poi questa, raga, è una voce comunque delle recensioni e a parer mio è la voce più importante, quindi È il io sento tasto più anche, dolente. ma sì, perché sento anche persone che comunque lavorano con me, che comunque mi dicono, mi parlano di, no, perché quella che dove stavo prima magari mi diceva in mezz'ora dovevo fare tutto, ma come fai in mezz'ora? Cioè, quella persona che starà venendo a lavorare per te ti sta rappresentando in quel momento. Cioè, la voce delle pulizie è importante. Io per questo ci metto, ma capirai io. Capirai? Le pulizie per me è tutto, perché posizione, ok. Cioè, posizione, ok, va bene. Poi tocca vedere anche l'ospite dove deve andare. Perché se deve andare al supermercato sotto casa, la posizione è ottima. Se deve andare dall'altra parte del mondo, è normale che la posizione non è giusta per lui. Però la Esatto. pulizia è la pulizia. Cioè, la pulizia, secondo me, una casa da 5 miliardi di euro, se è sporca, è una casa brutta. Cioè, è una casa che non mi è piaciuta. È E come questo. quando puoi andare anche nel 5 Stelle, no? Magari c'è cioè, chi preferisce andare in hotel perché gli piace il 5 Stelle, però poi magari trova sempre quel capello sul cuscino Ma infatti che. voglio, appunto, quello, infatti voglio anche allacciare il punto di prima con il punto questo qui, prodotti e tecniche, nel senso che è molto importante andare nelle case vacanze anche altrui. Io vado anche. Quando voglio andare a vedere magari qualcosa, quella casa, ci vado, ci soggiorno, anche a Roma, eh. Però ho fatto anche altri video dove turisti per un giorno, dove sono andato a vedere, mi piace, a me mi piace vedere tutto, mi piace vedere le altre case vacanze, io sono un tipo curioso, perché secondo me tutti possono dare qualcosa e tutti possono insegnarmi qualcosa, tipo infatti quel video, turista per un giorno, ho scoperto un prodotto, che ora lo fa vedere, perché... Un prodotto che è speciale, cioè nel senso ti lascia un odore dentro casa che è spettacolare, appena entri ti dà una botta assurda. E questo? No, questo. Questo. No, questa è una Non cosa è assurda. promozione, ma è solo un consiglio No, di no, no, ma neanche, Danilo. appunto, no, no, beh, poi chiediamo, naturalmente chiediamo i soldi per questa pubblicità. No. Però no, neanche veniamo pagati, quello è il problema. Però no, è una cosa assurda. Cioè provate questo e poi ditemi. Diciamo Cioè è una cosa infatti, assurda. quali sono secondo te delle tecniche effettivamente utili, no? Io ti parlo, ad esempio, mia nonna mi dice sempre, no, casa la devi pulire con l'aceto. Ad esempio, no? Cioè, non so, dici un po', a parte adesso il prodotto che profuma, è buonissimo, quali sono secondo te le tecniche effettivamente più efficaci
che poi anche magari è vero che in mezz'ora non si può fare tutto, no? Però appunto per semplificare anche un po' il processo di turnover durante le pulizie, quelle cose che effettivamente possono fare la differenza. Adesso mi viene in mente l'aceto, perché appunto è il classico consiglio della nonna, no? L'aceto è quello che comunque l'aceto fa anche la macchina del gas, il lavandino, cioè l'aceto è, però è normale che lascia un po' di puzza, e quello è, Quello sì. magari se ci abiti a un conto, è splende poi, perché leva il calcare, leva tutto, però magari poi quando entri la senti la puzza di aceto, è potente l'aceto, forse troppo potente. No, esistono vari, io uso vari, comunque vari prodotti, come i più conosciuti, no? Diciamo, se possono dire i nomi. Sì, guarda, infatti ti chiedono adesso in chat del super prodotto il nome. Sui Sui. coccolati, si vede al contrario forse. Sì. Coccolatevi, no, no, questo è troppo, troppo buono. E, vabbè, uso io. Scusami, se puoi scriverlo nella chat così nessuno lo. Ah, marca coccolatevi fragranza talco, Sì, ok. È stato aspettato. coccolatevi, sì. Ottimo. Vabbè, uso Smack, questi qua, i Viagal, i classici. Però diciamo, vabbè, come gestire le tempistiche? Tempistiche, innanzitutto ogni casa ha la sua tempistica. Una casa da 20 metri quadri ha la sua tempistica, una casa di 50, 60, 100 metri quadri hanno altre tempistiche, giustamente, no? Quindi ogni area, però io faccio così, sempre nell'arco del tempo ho imparato questa cosa, mi piace proprio velocizzare, cioè nel senso faccio una camera, pulisco per terra, lavo per terra, passo subito all'altra camera, quindi mentre sto all'altra camera già si asciuga te, già è pronta l'altra camera, quindi cerco di sbrigarmi, no? Quello sì. Però ogni tecnica, come gestire la tecnica, quella te la impari nell'arco del tempo, quando sei dentro casa vedrai che andrai sempre più veloce, perché all'inizio, io mi ricordo all'inizio, mamma mia, neanche 4 ore, cioè 4 ore sembrava la Reggia di Caserta sta casa, che invece stai là, ti fa tutto perfetto, capito? Quindi poi capirai, ci metti uno come me, che so proprio troppo fissato, quindi capirai, 4 ore, quindi dicevi, oddio, ogni checkout è così, 4 ore. Invece no, invece no, con il tempo ti insegni e ti impari le tempistiche, come fare, faccio prima il letto, no, devo pulire prima quello, poi faccio prima il bagno, è così. Anche perché magari all'inizio ci sono tante cose che magari inizi a pulirle troppo frequente, no? Invece quando magari potrebbero richiedere, non dico meno manutenzione, però magari non così frequente ad ogni checkout, o comunque tante cose non bisogna che ogni checkout, no? Immagino, chiedo a te, pulirle. Ti posso fare un esempio, magari le tende. E ci sono tanti prodotti che magari possono essere spruzzati piuttosto che ogni volta staccare le tende e lavare le tende, no? Insomma, dimmi tu se ci sono effettivamente poi tante cose che non c'è la necessità di ogni checkout pulirle, ecco, a fondo. No, certo. Ad esempio le tende comunque sì, si fanno tot ogni volta, però naturalmente io dico anche alle persone, dico se trovate la tenda sporca o altro, cioè non ve lo devo dire io di lavare, però tipo ad esempio divani, tessuti, cioè mettiamo cose che possiamo cambiare, no? Quindi di conseguenza il divano, un tessuto sul divano, si sporca, perfetto, metto quello nuovo e quell'altro lo porto a pulire. Quindi diciamo facciamo così, però quello cerco un attimo di cambiarlo quasi sempre, perché poi è normale che non si può. Io poi butto sempre su me stesso. Se trovo una cosa sporca, vado dentro una casa vacanze o dentro un hotel o dove vado, trovo qualcosa di sporco, non è bello, capito come? Questa è una cosa che dico sempre anche alle persone che lavorano per me, dico sempre, preferisco veramente un filo di polvere che trovare il letto sporco, trovare la doccia sporca, trovare. Quelle sono le cose Penso alla che. macchiate. Dovete starci attenti a questo, perché sono importanti. Queste sono importanti. La pulizia è importante. La pulizia è importante. Tanto, troppo, troppo. Paola chiede per divani macchiati se chiami qualcuno che fa il lavoro specifico o lo fai tu con qualche prodotto? Allora, divani macchiati, mi è successo, no, ho
Ho minacciato la lavanderia qua sotto, me la dovevano fare nel minor tempo possibile ogni volta. Però Quindi diciamo ti sei affidato alla lavanderia e sì, perché me non. lo fanno nell'arco di pochissimo tempo e no, non mi è mai capitato di chiamare aziende o per tessuti. Mi hanno contattato, però non mi è mai successo. Anche perché non mi è mai successo magari un grandissimo sporco. Forse una volta che ho fatto anche un video dell'olio sul divano. Infatti là ho minacciato la lavanderia, quel giorno ho minacciato. Però se no poi no, metto sempre i tessuti sopra. Cioè sulle foto le faccio vedere il divano normale, sulle foto no? È normale. Poi naturalmente quando viene qua l'ospite si trova diciamo i tessuti sui divani o per coprire, io mi devo tutelare in qualche modo, mi devo, perché non tutti poi sono diciamo qualcuno che magari quello è educato, sì, però magari qualcun altro invece mette la valigia sul divano, ci stanno questi e purtroppo bisogna tutelarsi da questi, no? Quindi io metto sempre dei tessuti per coprirmi il tessuto principale. E poi quando faccio il checkout, ok, prendi, cambi, fai il Anche change, no? perché, come ci ricorda Paola, effettivamente queste aziende sono anche un po' care, no? E quindi magari molto spesso bisogna anche un po' ottimizzare quelle famose spese di pulizia. Eh sì, Rosy? così ottimizzi tanto, così sei coperto, sei bello coperto così. Almeno non ti si rovina. Sai qual è? Una copertina che il tessuto fai subito a cambiarlo e a pulirlo. Tutto il divano è impegnativo, eh? Sì, Deve essere così. lavato in un certo modo o altro. Oppure se mi rovinano il tessuto della copertina, non mi interessa niente. Se mi rovinano il divano, È è un diverso. problema, mi fanno perdere Esatto. tempo. Quindi. E ti chiedono anche il cambio e il lavaggio lenzuola, come lo gestisci, se hai dei professionisti lavanderia oppure fai tu. Ok, no, lavanderia. Lavanderia, qualcuno lavanderia, qualcuno ci pensano le persone direttamente a casa, lavano, se la portano a casa, asciugano poi Quindi dipende, diciamo, dalla struttura, non hai dipende dalla un. struttura, dipende anche dalla fortuna delle persone che trovi per lavorare per te. Questo perché io ho in una casa in particolare. E ho una signora che praticamente apre la porta e va dentro l'altra casa, quindi di conseguenza questa è una fortuna. O se Ok. no, una cosa buona, però vedo che organizza bene, il tetto del palazzo. Ah. Dici Puoi di lavarle, diciamo di poi stenderle sul tetto. stenderle su, però Magari non naturalmente tutti hanno la possibilità di non tutti effettivamente. hanno la possibilità, poi naturalmente di anche organizzarti bene a livello di cioè, Igiene anche. è quella la E Tiziana ti chiede come elimini l'odore del fumo che si impregna cosa. Oddio, io non li ovunque. faccio fumare dentro casa. Non Quindi, li diciamo, faccio. tutte le tue case No, 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 sono. no, 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 Smog-free. perché non li faccio fumare, io metto sì, no, no, no. Io c'ho fuori, cioè, è normale che qualcuno ti fumerà dentro casa. E mi è successo che vedi, mi hanno bucato il divano e quindi mi hanno bucato il divano, ho dovuto mettere in mezzo l'assicurazione. Mi è successo una volta sola, proprio perché c'ho questa regola che non si può fumare. Perché a me piace fumare, a lui no. Quindi preferisco che magari mi fumi o ai balconi, nei balconi, però preferisco. Cioè fumi o fuori il balcone, poi sicuramente qualcuno si metterà. Se non ho il balcone, si metterà alla finestra a fumare. Questo è poco ma sicuro perché. Però tendo sempre a non far fumare nessuno dentro le case perché non mi piace l'odore. Poi si impregna sui tessuti, è questa la questione. Non mi piace. Diciamo che purtroppo poi ovviamente non è che uno può andare dentro a controllare, no? Cosa succede nelle strutture, quindi No, però. sì. No, però. Magari si possono mettere, sai, gli elevatori adesso. No, ma infatti, però vedi, magari i punti dopo sono importanti perché vedi, ci allacciamo perché vedi l'importanza della prima impressione e profumi sì, profumi no. Questo è importante. La prima impressione perché secondo me è tutto. Perché quando tu entri, io voglio già che mi metti la recensione a 5 stelle. Cioè non serve che te lo chiedo io. Quindi sentire, vedi, odore di coccolate, vedi? Porta la recensione a 5 stelle. Solo questa stupidaggine.
Magari poi quando entrano, che si tolgono le scarpe, questa è una cosa che mi fa impazzire, perché tu quando entri dentro una casa e ti togli le scarpe subito, questa è una cosa che mi fa impazzire, perché in una casa sporca non togli le scarpe, non ti metti col tuo piede a contatto col pavimento se non è pulito. E questa è una cosa che mi piace far trovare pulito, mi piace far trovare profumato. Quando entrano già dicono: che bello, me lo mettono dentro le recensioni, cioè, è questa la questione. Quella, diciamo, del profumo effettivamente è un'ottima strategia, proprio un po' come noi quando entriamo anche nei negozi, no? Ci sono tanti negozi che nell'aria condizionata spruzzano il profumo, comunque lo associ ad una cosa pulita, ad una casa pulita in questo caso, e dà quella prima impressione effettivamente di wow, e quindi è un'ottima strategia. Tu utilizzi dei profumi in particolare? O è solo i profumi, diciamo, utilizzi dei profumi ambienti, ecco. Allora, questo che vi ho fatto vedere è anche per tessuti, quindi è anche, diciamo, rimane nell'ambiente. Cioè, no, io sto a fare una pubblicità assurda a sto coso, cioè. Vabbè, Ricordo che non è sponsorizzato nel tuo consiglio. però no, profumi. Diciamo che non è che ho una marca in particolare, quando trovo qualcosa che è. Però Però non. quindi E comunque lo utilizzi, diciamo, c'è un profumo ambiente che utilizzi nelle tue no, case. qualche casa sì, qualche casa no, se no usiamo questo. Ok. Però qualcuno magari gli piace, qualcuno no, vedi, profumi sì o profumi no. Qualcuno magari ti dice di no, tanti ti dicono di no. Oltre, diciamo, il profumo, appunto, parlavamo prima della prima impressione, no? Che comunque è la prima strategia più importante per poi portare la persona ad avere una bella opinione su di te, a farti lasciare quella recensione, no? Che tutti desideriamo a 5 stelle. E cosa fai trovare agli ospiti quando entrano a casa? Quali oggetti? Se hai delle guide in particolare, magari che crei per loro? Io so che ce n'è una molto particolare, Qual è? che è quella della moca, però in generale, prima di diciamo, quali sono gli oggetti che fai trovare? C'è un welcome kit che fai trovare di accoglienza? Qual è, diciamo, oltre ovviamente prodotti, la pulizia, i profumi, il profumo appunto, diciamo, è importantissimo, qual è effettivamente poi magari quell'accoglienza, no, che dai agli ospiti che poi ti portano le recensioni a 5 stelle? Allora, a parte quando entrano, cioè quando vengono, arrivano, sembra che sono tipo amici miei da una vita, quindi abbraccio, mi piace il contatto, e poi non tutti piace il contatto, però sai che sta in vacanza, tutti felici, sempre tutti felici, e quindi. Magari, trovi pure quell'opinionolo ogni tanto, però di base sì, è vero. No, vabbè, ci stanno. Magari chi viene per lavoro è normale che ne è felice. Però il primo impatto subito, sono subito cordiale, felice, sorriso, ciao, come sta? Tutto a posto? È andato bene il viaggio? Tutte quelle domande classiche, però sempre senza esagerare, perché poi naturalmente, ripeto, a una certa vogliono che te ne vai, quindi non è che devi stare là per forza, oddio. Però tipo mi piace l'accoglienza, è la cosa fondamentale, fondamentale, cioè quando sono poi dal vivo è fondamentale. Poi a livello di oggettistiche, tipo welcome kit, quello serve anche per una questione di dai valore, tu stai dando un valore, cioè io metto tante cose dentro la casa, offro tante cose ad ogni mio ospite e di conseguenza ho anche la possibilità e il diritto di alzare anche i prezzi, questo mi fa alzare i prezzi. Cioè io non sono dell'idea non do niente, metto la notte 1.000 euro. Io quei 1.000 euro li devo giustificare in qualche modo. Quindi io do, alzo e la gente non può dire niente. Quindi sul rapporto qualità-prezzo non possono dire niente. Perché io ti sto dando tanto. Ti sto dando un body lotion, ti sto dando uno shampoo, ti sto dando crema corpo, ti sto dando tante cose, dai dischetti struccanti per le donne, che comunque questa è una cosa importante. Importante, soprattutto perché non sporcano gli asciugamani. Io da donna e tante donne qui oggi Sono importanti, sono dovranno. piccole stupidaggini che io ti do, oggettistiche, bollitore, servizi,
Ti metto veramente tante cose che certe volte sono inutili, perché certe volte, cioè inutili in che senso? Nel senso certe volte non li usano, semplicemente. Però magari quelli che non li usano ti hanno scelto a te tra le miliardi di casa perché hai questi oggetti e magari non li usano. Però vedi, c'ho questo, c'ho quest'altro, c'ho questo, quest'altro. Quindi quello mentre sta leggendo l'annuncio dice: ammazza, questo c'ha il bollitore, c'ha il tostapane, c'ha il welcome kit, c'ha quello, quello, quello e quell'altro. Oh, io prendo questo prezzo, prendo lui. Capito? Però magari poi neanche li usano. Ho visto che in alcune case hai, sì, ad esempio, adesso mi è venuto in mente, sia il bollitore, oltre il bollitore, perdonami, sia la macchinetta del caffè, quella normale, la classica delle cialde, ma anche la moka. E ti dicevo prima delle Vittoria. guide, perché so che in alcune hai una guida grafica proprio di come funziona la moka, e questo, ad esempio, lo trovo molto molto efficace, perché la maggior parte, se non sei italiano, è difficile che sai come funziona una macchinetta moka, no? Sì, Quindi quello l'ho no. trovato molto geniale, e effettivamente ho visto una Aspetta, cosa aspetta che che ti ci commentano. aspetta. Esatto, proprio una guida grafica di come utilizzare la moka, Questa non l'ho che fatta io, eh. Questo d'occasione non l'ho vabbè, sono fatta cose che io. ovviamente si reperiscono facilmente online. Sì, questa non l'ho fatta. Però prima o poi la farò. Per forza, faccio la mia. E quella no, è una cosa divertente, caruccia. È una cosa che quando viene l'ospite straniero, soprattutto, è bello far vedere, no? Poi sono morte tante macchinette del caffè perché tante te le bruciano, però vabbè, dai, non fa niente. Neanche Quello è col vero. tutorial, però no, vabbè, no, non mi hanno mai bruciato nulla, però la macchinetta a caffè per noi è sacra, no? Cioè non deve essere messa dentro la lavastoviglie, deve essere, capito, deve essere con quella patina nera da anni, se no non caffè, cioè abbiamo queste cose noi italiani, no? Sì, è vero. Però sono stupidaggini che sono divertenti, dai, tanti lo faccio vedere, tanti rimangono, oddio che bello, eh. Anche perché bisogna sempre pensare, ovviamente, se, soprattutto se i nostri ospiti, la maggior parte sono stranieri, c'è anche quel tocco, no, di, come dire, made in Italy, che effettivamente fa piacere. Parlo soprattutto magari a tanti extraeuropei, no, come può essere americani, cinesi, c'è sempre quella cosa di apprezzano tanto quel made in Italy, quindi la moka, effettivamente è una cosa molto unica. Da trovare nelle case, no? E ovviamente è complicata utilizzarla per chi non la sa utilizzare, e quindi la guida aiuta molto, quello sicuramente. E, ti chiedono, così rispondiamo a qualche altra domanda che forse ci siamo persi prima, e se ti è mai capitato di trovare qualche oggetto mobile danneggiato, fino a che punto è giusto chiudere un occhio per evitare di beccarsi una recensione negativa? Allora, mobili, allora, diciamo che quando prendo ad esempio case in gestione o quando prendo case, diciamo, queste, cerco sempre di togliere tutte le cose che per me possono essere delicate, quindi so che si potrebbero rompere, però se mi dovessero fare, diciamo, come è successo al mio divano, che me l'hanno bruciato, io metto in mezzo le assicurazioni. Naturalmente, quindi se io ho delle regole, tendo sempre a giocare con le regole della casa sono molto importanti, non è che stanno messe là soltanto così, quindi io tendo sempre a puntare sulle regole della casa, a scrivere proprio le mie regole, tutte le regole che vuoi le puoi mettere perché quella è casa tua, quindi per le recensioni negative è normale che quello che mi ha bruciato il divano, io non sono stato carino. Perché comunque sia, io ho una regola, tu la devi rispettare, non mi puoi fumare dentro casa. Poi se, come mi è successo, come mi è successo, e poi anche in vari video, ho fatto vari video su oggettistiche che mi hanno rotto, che sono state, diciamo, tazzine, bicchieri o flute. Allora, molti mi hanno lasciato i soldi. Ho fatto proprio un video dove, cioè, proprio mi hanno lasciato i Ah, soldi una volta, non so se l'hai visto. sì. E invece quello lì non mi ha detto nulla e mi sono arrabbiato, è normale che mi trovo il divano comunque così, mi hai fatto un danno.
Diciamo che quello è un danno grande e non è il bicchiere rotto, ecco, Bicchiere quindi. rotto, anche se non mi lasci soldi, oppure me lo dici. Mi è successo, guarda, proprio l'altra settimana mi hanno rotto un bicchiere da vino, e mi hanno inviato un messaggio e mi hanno detto che, naturalmente, con le scuse, come possiamo fare per il rimborso? Vabbè, in quel caso ovviamente. Gli ho detto, ma proprio io sono proprio sfacciato poi, eh. Gli ho detto, guarda, mi metti in agenzia 5 Stelle e stiamo a posto. Beh, ottima strategia anche questa. Marketing fatto in casa. Sì, È lei è ottima, ottima contenta perché strategia. dice: ah, sì, la metterò sicuramente. Quindi, vabbè, io ti ho messo la pulce nell'orecchio intanto. Poi per bicchiere, poi se è una cosa grossa, comunque, se è una cosa grossa, lo sa anche l'ospite che l'ha fatta. Ovviamente, Quindi, quello se ne rendono conto, è un anche bicchiere, perché una stronzata, non fa niente. Paola ti chiede, a parte commenta che stai diventando un influencer prima, penso prima quando facciamo vedere il prodotto, dice in linea generale, quindi è preferibile una lavanderia al noleggio? Beh, ha due costi differenti, Quello sì, diciamo eh. che. Due costi differenti, ma neanche tanto, neanche di poco. E quindi dipende se hai poche case, è una questione, se ne hai tante, crei pacchetti e ti fai abbassare anche i prezzi, diciamo. Quella è la questione. Quello sì, diciamo, poi. Dipende da quello. Alessandra chiede se, come gestisci la partenza del cliente se fai il check-out con lui. La partenza, no, non posso stare a tutte, però quando qualche volta invece gli dico di lasciare le chiavi sul tavolo, chiudere la porta tranquillamente, easy. Cioè, nel senso, il tempo è molto importante per tutti quanti, quindi certe volte ci posso stare, certe volte no. Quindi è quello. Infatti, collegandoci al Poi Roma è self grande, checkout. eh. Scusate se ti No, interrompo, ma Roma è no, grandissima, eh. Cioè, io non so se Roma è. Cioè, il problema mio è che ho case sparse, però Roma è grandissima, troppo, troppo. sappiamo, diciamo, soprattutto quando. Grandi città Roma, Milano, logistica. No. infatti, collegandoci alla domanda di Silvia, cosa consigli per un self-check-in dove l'operatore è disponibile telefonicamente ma gli ospiti entrano da soli in casa? Ovviamente ci sono tantissime aziende di self-check-in che danno questo servizio, ad esempio noi Logify siamo integrati con Viki. Adesso la pronuncia esatta, è un'azienda italiana, ma ha il nome straniero, VK, Sì. ad esempio, non so, tu cosa consigli in Ci questo sono caso? vari, a parte che esistono tantissimi, 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 tipo Viki, Pronunciamolo a modo nostro. loro hanno pacchetti su burocrazia, hanno pacchetti su check-in, maniglia, codici, tutte queste cose qua. Ne esistono tantissime. Io opto per una cosa, diciamo, senza abbonamenti su questo lato, nel senso con il citofono lo apro io, ti apre, o io chi mi aiuta apre il citofono, cioè nel senso al citofono normale, e ti arriva una notifica, apro il portone, come se io stessi qua dentro, in poche parole. Entrano dentro, arrivano alla porta e si trovano la cassetta delle sicurezza, la cassetta del master lock. Ok, quindi questo diciamo poi presume anche una buona comunicazione, no? Con l'ospite, perché magari tutte queste indicazioni, il fatto di guarda che prima mi devi suonare, poi troverai la cassetta, questo è il codice, perché comunque presumo magari ogni checkout puoi cambiare il codice della cassetta, o non so adesso come ti organizzi, questo presume anche, come dire, tanto sforzo anche nella comunicazione, giusto? Mi Beh, ma confermi? è facile, cioè l'importanza nella comunicazione poi, io sono sempre amico, cioè come se fossero veramente amici miei da anni e quindi ci parlo molto tranquillamente, poi diamo comunque sia, diamo consigli, diamo sì, come entrare dentro casa, troppo bello sto lavoro. Grazie.
Quindi comunque hai delle guide effettivamente che spiegano passo passo Ho delle e... guide, le puoi anche inviare tramite o crei PDF o magari qualcuno ti chiama tramite Booking o lo mandi tramite WhatsApp. Infatti andiamo al punto dopo e spieghiamo anche questo. O se no, tramite proprio le applicazioni, le piattaforme, scusa, e puoi inviare automaticamente diciamo, il self check-in, il tutorial, foto tutorial, come entrare dentro casa. Poi anche quello. Capirai bene come impostarlo e tutto quanto. Tipo, un problema che avevamo sempre noi era che la gente non riusciva a capire qual era il portone nostro. Quindi ogni volta sto qua davanti, mi inviavano una foto del portone che mi è stato dall'altra parte della strada, no? Quindi ogni volta che scendevo li vedevo sempre che stavano così col cellulare, le spalle. Chiamavo. Quindi ho capito che devo inviargli una foto del portone. Con il viaggio capisci tante cose. Normale che Guarda, all'inizio stai impanicato, non sai che fare, oddio che faccio. Piano piano, piano piano. infatti, guarda, una precisazione perché Silvia diceva, chiedevo nello specifico non come software, ma cosa apprezzano gli ospiti per la prima impressione. Quindi magari sempre ricollegandoci a quello che dicevamo prima, no? Beh, cosa aspettano? Naturalmente all'inizio la prima cosa che aspettano è trovare quello che vedono in foto. Quindi questa è la cosa. Poi questa casa, questa, in foto dicono tutti quanti, tutti, 9 su 10 mi dicono, in foto sembra più piccola. E poi, essendo una casa del centro storico, ha dei soffitti che sono, cioè, altissimi. Quindi tanti rimangono impalati a guardare il soffitto. Quanto sono alti questi soffitti? E, il profumo, cioè, quello rende come accogli una persona, sta tutto là, sta tutto là, sta tutto là. Diciamo, infatti, io dico sempre, è vero essere professionali, però effettivamente anche quel tocco di comunicazione un po' più amichevole, no? Il fatto anche di far sentire che comunque magari se qualsiasi cosa succede si è presenti, no? Cioè uno può comunicare. Adesso non so, tu utilizzi molto WhatsApp magari con i tuoi clienti o preferisci altri metodi di comunicazione o resti sulle piattaforme? Come ti organizzi? Allora, ogni tanto sì, lo uso WhatsApp, però prediligo e preferisco le piattaforme, cioè le chat delle piattaforme, perché mi sento più tutelato. Cioè, non è che con WhatsApp non sei tutelato, però ultimamente hai la possibilità magari di modificare i messaggi, cioè, tante cose che sulle chat magari non puoi fare. Quindi. Ad Certo. esempio, cioè sul B&B, tipo, ad esempio, non puoi modificare nessuna chat o che sia. Quindi, se parlo su Airbnb o parlo tramite Pulse, vabbè, Booking, e comunque, cioè io mi sento tutelato. E se ho un problema, basta chiamare l'applicazione, la piattaforma e mi risolvono il problema. Cioè, guarda, questa persona mi ha scritto così, guarda, questa persona ha fatto. Quindi loro vanno a vedere e già sanno quello che devono fare. Tranquillamente. Effettivamente, quello sì. Poi diciamo io la trovo una cosa anche utile il fatto che si traducono da soli, no? Quindi magari ci troviamo davanti a clienti che non tutti parlano inglese, non tutti parlano italiano, non parliamo la stessa lingua e quindi magari il fatto che si traducano i messaggi, quello può aiutare tanto proprio Beh, quando sì, nella quando poi ti capitano comunicazione. comunque, certo, ti capitano che ti scrivono comunque sia nelle lingue asiatiche. Non è facile, capire. Diciamo, fino allo spagnolo uno se la cava. Quello sì, ma quando cominciano a parlare arabo pure è normale che serve per forza un aiuto. Cioè, per forza. Quello è importantissimo. Quello è importantissimo. Riprendendo qualche domanda, perché non le voglio perdere poi, non voglio arrivare alla fine, ci siamo persi le domande. E Marta, ci chiede, chiedi un deposito cauzionale per i danni? No. Ok, quindi ti affidi solamente poi alle Mi assicurazioni. affido alle assicurazioni, anche perché, come ripeto, cioè ripeto come ho detto prima, io metto tante regole, e se tu sbagli su quelle regole, cioè non è che sono restrittive, cioè non è che ti dicono non aprire la finestra oppure non dico queste cose, però se io ti dico di non fumare,
Io ti dico di non, cioè, determinate cose, non mettere, che ne so, la valigia sul tessuto, parcheggia, perché abbiamo anche case con parcheggi, parcheggia dentro le linee. Io ho tutte regole, proprio per ogni casa ho le regole, naturalmente vanno in base alla casa. Se è una casa con una piscina, è normale metti le regole per la piscina. Ovvio. Io ho tutte regole. E Diciamo quindi mi questo. baso molto su questo. Le assicurazioni funzionano e sono molto, cioè perlomeno se tu hai ragione e vieni rimborsato. Se tu hai torto, non vieni rimborsato. Cioè, dà ragione a chi ha ragione l'applicazione. L'assicurazione. Vabbè, la piattaforma assicurazione, sì. Diciamo questo aiuta anche un po'. Parlo delle regole della casa, no? E il fatto di già inserirle anche sulle piattaforme, sul proprio sito web, insomma, dove vengono pubblicizzate le strutture, aiutano proprio a stabilire quella giusta aspettativa anche dei potenziali ospiti, no? Cioè, perché magari io sono uno ecco, prima parlavamo del fumo, chi proprio non può rinunciare a fumare dentro, vede tra le regole non si può fumare, magari sceglie un'altra struttura. Invece permette di fumare dentro, quindi comunque sono tutte cose, tutte misure preventive, diciamo in qualche modo, no? Che danno le giuste aspettative, le informazioni chiare ti evitano sempre il discorso di prima, no? Quella recensione negativa, magari, ah, ma io non lo sapevo, ah, pensavo si potesse fare, ah, no, tu non mi hai detto niente, che non l'ho visto da nessuna parte, spesso sono le cose che leggiamo di più, magari tra le recensioni, no? Che quando comunque queste regole vengono subito inviate anche dalla piattaforma stessa, vengono inviate, mi sembra, Esatto. o 24 ore prima o 48, non mi ricordo, comunque sia, vengono inviate, per forza, se non vengono inviate anche tramite mail, se mi ricordo bene, questo non mi ricordo. Vengono sì comunicate, diciamo. Certo, perché le regole sono importantissime, però se uno comunque sia cioè che fuma tanto, è un camino, voglio dire, non mi scegli per questa stupidaggine. Fortunatamente la maggior parte delle case che abbiamo hanno uno spazio esterno, quindi un balconcino io poi organizzo anche l'esterno, cioè nel senso so che questa cosa è una cosa che il fumatore ogni tanto deve fumare, quindi di conseguenza ci sta lo spazio esterno, cioè la puoi fumare. Ma dentro casa no, la vuoi fumare? Sì, cioè, per fumare una sigaretta, tipo, mi metti là, ma proprio mi metto la sediolina, ho fatto varie cose belle, sediolina con tavolino, cosa cenere, ti metti là e fumi, però dentro casa no. Parlando appunto sempre di accoglienza, no? Di come organizzi, cosa fai provare, Elisabetta chiede: nel check-in ritieni utile, in particolare per il cliente, ad esempio in trasferta per lavoro, mettere a disposizione bibite o anche solo acqua fresca o piccoli snack? Tu come ti organizzi? Quindi Acqua fresca la facciamo sempre trovare. Una, diciamo che così. ne so, tipo regaliamo qualche biscottino, Lotus, sono buoni quelli, mamma mia, Lotus, sono troppo buoni. Soprattutto con il caffè, Lotus. Mamma mia, guarda, l'abbiamo mangiato ieri l'ultimo, guarda, troppo buono. Caffè, capsule, tè assortiti, camomilla, determinate cose. Però certe volte chi viene per lavoro è come se non ci sta mai a casa. Dipende, dipende. Però noi diamo, diciamo, non è che esageriamo, però diamo determinate cose che sono apprezzate, il tè assortiti, queste cose qua. E sono molto apprezzate anche al checkout, vedi, all'impatto iniziale, perché è bello, d'estate, caldo, tanti ti dicono, ah, sono stanca, li vedi che sono tutti spremuti dal viaggio lungo, che magari si sono fatti 14-15 ore di volo, arrivano qua, li vedi che sono stanchi, capito? E tu gli dici, vuoi l'acqua fresca? Oddio, sì! E quindi di conseguenza vedi già là il primo impatto, poi aggiungi tutte le cose che ho detto, profumo, profumatori, quello e quell'altro, pulizia, 5 stelle ce l'hai nell'arco di 10 minuti. Infatti mi collego alla domanda di Francesco che ti chiede dei consigli per chiedere recensioni, come assicurarsi che la mettano. Quindi Ah. oltre... sappiamo che tu sei molto sfacciato in questo. No, io ho detto, mamma mia, non è che io sono molto diretto,
Poi ho lavorato tanto nella mia vita, ho lavorato tanto a contatto con le persone, col pubblico. Io sono molto diretto, cioè non è che dico se per caso, no, io dico mi mette una recensione a 5 stelle, non detta così, però nel senso, in base naturalmente alla tua esperienza, però se per te, cioè mi farebbe molto piacere se mi metti una recensione a 5 stelle, cioè io te lo dico proprio, una recensione a 5 Diciamo, stelle, cioè. esatto, Per diciamo la che crescita, poi magari se ci sta qualcosa che non va, io cerco sempre di risolvere i problemi. I problemi, cioè, ce li abbiamo tutti. Non è mo io perché sto sui social, non ci ho mai avuto problemi, eh. Cioè, ci abbiamo il problema della caldaia, il problema di. Comunque, è sempre una casa. Potrebbe avere problemi di calcare, potrebbe avere problemi della caldaia, potrebbe avere tanti magari problemi. anche il fatto che spesso sono problemi che non dipendono da noi, no? Io parlo ad esempio, sento tanti, magari anche clienti, che fanno parte di condomini e magari quel giorno stanno facendo i lavori all'acqua, ad esempio, e non è colpa tua che può mancare l'acqua un'ora, quindi comunque è sempre c'è sempre, no? quell'aspetto che può portare Dipende quella recensione negativa che magari non dipende proprio direttamente da noi. anche dalla persona che viene a soggiornare da te. Tipo, una volta a me mi è successo che stavano facendo i lavori, il vicino mi sembra stava facendo i lavori, quella mi chiama: ma che è sti rumori? Perché non me l'ha detto? Che io che ne sapevo di fare i lavori questo, cioè. Quindi Esatto. è normale, però poi vai comunque così a spiegare la situazione, poi la persona comunque capisce. Poi ci stanno persone che comunque so, purtroppo sono de goccio, come si dice a Roma. Persone che sono, che capiscono. Quindi, però problematiche grandi, 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 fortunatamente me la sono sempre scampata. Certe volte ho avuto un problema che mi si era rotto una volta la caldaia, col freddo brutto, brutto, e la persona stava dentro, e la sera non si è potuto fare la doccia. Quindi là andiamo a giocare con una questione che dici: preferisco perdere i soldi di questa notte oppure beccarmi una recensione brutta e portarmela avanti per tanto tempo? Quindi io, cioè, quando sto in quella, preferisco magari perdere i soldi, fare un rimborso di quella notte, però non farmi mettere una recensione brutta, 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 brutta. Quindi è proprio per quel rimborso che hai preso una recensione a 5 stelle, 5 stelle o 10 su Booking, o che sia. Esatto, diciamo poi ognuno adotta la propria strategia, sicuramente per ricollegarmi anche a quello che dicevi prima, il fatto di essere presenti, comunque di comunicare, perché magari spesso, soprattutto magari si fa il self-check-in e poi non abbandonare, no, l'ospite in qualche, come si dice, ma essere presenti, comunicare, magari il fatto di scrivere tutto ok o sei arrivati o qualsiasi Beh, cosa. certo. Essere presenti e poi alla No, quello è il fine minimo. Quello è il perfetto. minimo. Quello è il minimo. Io so sempre, voglio sapere come sta andando, che cosa avete fatto. Cioè, vabbè, che cosa avete fatto no. Però magari come sta andando, tutto a posto? Se avete qualche domanda, volete qualche ristorante, io la butto lì. Poi io mi cerco un attimo di organizzarmi un po' bene con tutto quanto, mettendo già i ristoranti miei preferiti all'entrata, mettendo dentro qua ho fatto anche dei video Ah, sul libro delle informazioni della casa, metto già io qua c'ho scritto tutto, c'ho anche come si chiama, vedi, metto tutto quanto, le tipo le istruzioni, istruzioni. tutto quanto così. E questa è una cosa comunque sia che appena la vedono loro sono contenti che già hanno la soluzione là, e poi mi toglie tanto lavoro a me. Così Tanto sì. lavoro, tante domande. Poi si potrebbe fare così, si può fare in QR code, e basta che te lo metti su QR code sulla lavatrice per capire come funziona la lavatrice, QR code sulla lavastoviglie per capire come tutte queste cose qua. Si può fare tanto, tanto, tanto. Però a tutte queste nozioni ci arrivi col tempo, come stavo dicendo prima. Esatto, infatti col tempo poi è anche un po' è lo scopo di questi incontri, no? Il confrontarsi, perché molto spesso quello che noto, che mi si dice è che ci si sente soli in questo lavoro, no? Perché magari qualche giorno
è ripetitivo, comunque è un mondo che ancora in Italia, sì, adesso se ne parla, però diciamo magari non come in altri paesi, non è così grande come in altri paesi e quindi magari spesso ci si sente soli, invece appunto parlarne, confrontarsi e il fatto, quello che dicevi tu prima, di viaggiare, di andare anche nelle altre case vacanze, di guardare gli altri, di guardare, no, la nostra attorno, la concorrenza, comunque anche quando si viaggia per noi stessi, noi siamo i primi ospiti quando usciamo di casa, no? E quindi capisci tutti quei dettagli che magari dici, ah no, aspetta, questo lo metto anch'io, no? Oppure, non so, il profumo, questo profumo mi piace, fammi chiedere che Questo profumo ha. la pubblicità, cioè il webinar solo questo profumo abbiamo fatto, Sì, però sì, è vero, beh, adesso piano piano ci stiamo sempre ingrandendo, stiamo diventando sempre più grandi in questo lavoro. È un lavoro che, ripeto, a me piace tantissimo perché, no, beh, ripetitivo, boh, no, ripetitivo no, anche perché ogni giorno è differente, non è sempre uguale per me. Poi se tu vuoi sempre crescere, è normale che ogni giorno cambi la strada, cambi le cose. E poi ho un buon rapporto con tutti quanti i miei ospiti, mi hanno fatto tanti regali. Gli ultimi regali che mi hanno fatto sono stati dei biscotti che mi hanno portato da... Che poi questi regali mi fanno impazzire. I regali che ti portano direttamente dal luogo da dove vengono, no? I biscotti si chiamano... ho fatto anche una storia su Instagram. Vengono dalla Giordania, i Barazek, una cosa del genere si chiamano, no? Vabbè, sono dei biscotti tipici della Giordania e sono con pistacchio e sesamo. Sono buonissimi. È bello sapere che ti fanno i regali, che queste cose le fanno. Vero. Prima che mi perdo poi, guarda, una domanda collegata sempre alla comunicazione con gli ospiti. In un soggiorno di 1 a 2 settimane, quante volte scrivere agli ospiti? Ho sempre paura di essere troppo invadente e non so cosa dire. Chiede Erika. Ma io guarda, faccio così. Invadente non sei, perché comunque sia è casa tua, quindi non sei invadente. A loro fa piacere. Tanti quando io gli scrivo, mi scrivono a me, mi ha fatto piacere che mi hai contattato. Cioè, quindi magari una volta, non tutti i giorni, perché è normale che se tutti i giorni è, però una volta ogni 2, 3, 4 giorni. Per sapere giusto come sta andando, tutto a posto, serve qualcosa, poi magari non serve niente, però tu sei presente. Esatto. Questo è bello proprio, cioè pensa se lo fanno con te. Cioè io poi punto sempre cioè io che cosa vorrei aspettarmi? Cioè quindi lo butto sulle esperienze mie personali. Quello. Poi tutte le case che ho sono basate sulle esperienze mie personali. Su quello che ho trovato in giro, su casa vacanza sono andato in Germania, ok, boom, troviamo, che bello questo, ok, perfetto, lo voglio fare pure io. Sono andato in Thailandia, che bello questo, lo voglio fare pure io. Là prendi spunti. È vero, diciamo che già capire quello, diciamo, trovare e proporre, avere quello che uno si aspetta per se stessi è già il primo passo, no? Cioè il fatto di io mi aspetto questo e quindi lo faccio anche ai miei ospiti. Però la comunicazione è importante, ogni tanto magari sentirsi dire come sta, come va, tutto a posto, è bello, bello. Quindi magari ogni 3-4 giorni un messaggino piccolino, Sì, giusto, quello è come vero. stai? Vero. E soprattutto poi, ricollegandoci anche a prima, il fatto di alla fine lasciare quel messaggio, spero che sia andato tutto bene, il classico messaggio di checkout, e è lì dove possiamo infilarci anche la classica richiesta della recensione, no? A 5 stelle. Magari non tutti sono spacciati come Mamma mia, te, io troppo. però diciamo quello è il momento poi per inserire la richiesta appunto magari di farci lasciare una recensione, Per forza. sperando che sia positiva. Beh, cioè, beh, certo, è normale che alla fine voglio sentire un attimo com'è andato, anche perché comunque, cioè, io voglio sempre migliorare e so che comunque le persone che soggiornano qua dentro mi possono dare dei consigli. Quindi magari che sono, ma anche se sono consigli che già sai, accettali sempre.
magari quello gli dice: guarda, io vorrei e tende rosse, cioè tende rosse non è possibile, cioè, quindi però quello mi ha detto, io accetto sempre tutto, poi decido se cambiare, mettere le rosse o lasciarle sempre in bianco, però Ovvio. capito. Guarda, due domande. Una, prima chiedeva, Liliana chiedeva se da Booking mandano le regole, e c'è Marta invece che ti Da Booking chiede se mandano? le regole, quando parlavamo prima delle regole della casa, se anche Booking le invia. E non ricordo se le inviano tramite mail o tramite Tramite Airbnb. messaggio, se non Sì, se non mi sbaglio. ricordo Se non sbaglio è bene. tramite messaggio. E poi c'è Marta che chiede se utilizzi un'assicurazione tua personale o ti affidi ad AirCover, quindi l'assicurazione di Airbnb, che poi non è un'assicurazione, diciamo, una copertura che offre Airbnb a tutti gli ospiti, a tutti gli, scusate, perdonate, non gli ospiti, agli host. Volevo Vabbè, dirlo in pure inglese. gli ospiti hanno il cover. Sì, no, parlavo però comunque parlando di proprietari e gestori, Ah, quindi host, certo. No, 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 AirCover io per sono, host. innanzitutto, in ogni caso, ripeto, ho cercato di togliere sempre tutte quante le cose che io reputo importanti per me. Quindi, se io reputo che cioè non posso lasciare tipo un oggetto Swarovski là e poi magari me lo rubano, me lo rompono, io dico, ma avete rotto, è normale, no? Quindi meno cose mettiamo e meglio è. Meglio fare un decluttering della casa, togliere veramente tutto quanto, le cose, lasciare le stupidaggini, cioè le stupidaggini, le cose essenziali, tipo se mi rompono questa abat-jour, non mi interessa. Cioè lo so che mi potrebbe rompersi, capito com'è? Però potrebbero anche succedere cose più grosse, ad esempio, come è successo, ripeto, come è successo a me per il divano, la bruciatura del divano. E quello è una cosa che mi ha tolto tanto tempo, mi ha rovinato il divano. Però là mi sono Quindi, affidato a AirCover. ok, quindi comunque prettamente ad AirCover, però comunque hai anche una tua assicurazione magari personale, ok, quindi comunque No, 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 solamente. ancora no. Cioè, non, adesso no. No. Quindi togliere più cose possibili. Guarda, altre domande per te adesso, cioè una di cosa si occupa Logify. E appunto, prima parlavamo, rispondo brevemente, è un gestionale per case vacanze, strutture extraalberghiere che aiutano appunto i proprietari e property manager a gestire le strutture, quindi si possono sincronizzare i calendari con il channel manager e c'è il PMS disponibile anche per i proprietari e gestori, quindi per coordinare lo staff, le pulizie, self-check-in, self-check-out, anche attraverso i nostri partner, è anche un costruttore di siti web e Booking Widget disponibile. Questo brevemente per rispondere a Nelly, e trovi tutte le informazioni comunque sempre cliccando sul tasto verde e c'è tutta l'informazione. E Ronald chiede, ti chiedono quante case gestisci, questa non sono informazioni tua personale se la vuoi condividere, e Ronald chiede quanto prende più o meno di media una donna delle pulizie, un servizio di pulizie. Beh, innanzitutto chiamiamolo addette. Infatti io ho detto servizio di pulizie e poi ho detto sì. Allora, con le case stiamo crescendo tanto, stiamo crescendo. Invece per gli addetti, cioè quanto prende? Quanto Sì, prende? di media. Ci chiedono di media. Questo credo Oddio, dipenda tantissimo anche dalle in base. città, eh. Ma diciamo che di base io vado più a non vado a ore, vado a come si dice, no? Forfettario a Fai tipo un pacchetto sì. E mensile, magari un quindi fisso mensile. dipende dalla casa che hai, cioè non ti posso dare, non riesco a darti una risposta perché dipende dalla casa che tu hai. Se tu hai una casa di 50 metri quadri ti ci vogliono su per giù 2 orette. Ma se hai una casa di, diciamo, una villa da 5 piani, è normale che devi prendere comunque più persone, quindi ci vuole più tempo. Magari hai pure un giardino, cioè, là poi quando hai comunque queste ville, queste grosse strutture, là ti devi proprio organizzare bene.
cioè non ti basta non ti basta una persona. Beh, tanti piani, noi stavamo prendendo delle ville grossissime, e lì vedi proprio che una persona, come fai con una persona? Non ce la fai. Magari hai proprio una villa grossa, parcheggio, giardino intorno, poi era anche una casa molto bella con vetrate tutte quante al piano terra, le vetrate, che poi le vetrate sono belle, ma le vetrate ti tolgono tanto tempo Difficile, le vetrate, esatto. eh? E anche se tu, ad esempio, se voi andate a guardare su tipo Airbnb, le case quelle là strane, le case strane, proprio ci stanno case proprio che adesso ci stanno le varie categorie, no? Sì. Tipo, casa sull'albero, casa sulla scogliera, se tu vedi che sono tipo case sulle scogliere, ci sono case bellissime, sono belle, che dici, oddio, qua, cioè pensa ad alzarsi la mattina e trovare una scogliera, un panorama del genere, però sempre ritorniamo sulla pulizia, se tu quella vetrata è sporca, ti rovina tutto il panorama, cioè si vede Diciamo, molto di più lo sporco sul vetro, quindi dipende dalla grandezza della struttura. sì, però penso comunque su per giù, siamo sempre su, poi dipende anche dalla città, non so, adesso qua a Roma chiedono un tot, diciamo, all'ora, oppure magari a Milano chiedono un altro, non lo so, ma come. Io credo di base anche Nicole prima lo diceva nella chat, comunque ormai credo meno di 10 euro l'ora minimo Sì, ma per qualsiasi città, qualsiasi luogo ti trovi ormai, è quello, poi anche il minimo, no? ma ti crei pacchetti con la persona, ti crei pacchetti così almeno riesci a organizzarti molto 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 bene con questa persona, dai un tot fisso, tu hai tempo tot per fare e via, e poi in base naturalmente a quello che deve fare, perché poi tanti ti chiedono, ah ok, io prendo questo per la pulizia, poi però se devo anche pulire e lavare e asciugare i panni è un altro tot, quindi ti devi contrattazione con la persona, una bella contrattazione con la persona. Poi vedi, più io consiglio sempre questa cosa, con la persona che verrà per la pulizia, sempre di avere un buon rapporto con questa persona, perché questa persona ti sta rappresentando in quel momento, ti sta rappresentando e sta toccando una delle voci più importanti, se non la più importante, delle recensioni. Quindi questa è una delle voci fondamentali, la pulizia, perché uno ti sceglie, sì, magari ti sceglie perché fumo dentro casa, sì, però quando casa è sporca, cioè è brutto. Se io vedo casa, sì, casa è bella, però ci stavano i peli dentro al letto, i capelli per terra, la doccia era sporca, casa non la voglio più. Può essere la casa più bella del mondo, però non la voglio più. Esatto. Infatti, guarda, Rosy, ti chiede come fai ad essere sicuro che la persona che ti pulisce casa sia sempre disponibile. Il check-out non avviene sempre alla stessa ora, come sei sicuro di avere sempre qualcuno esattamente nel lasso di tempo tra un ospite e l'altro? Allora, innanzitutto, cioè come fai a essere sicuro che la persona Che ti viene? pulisce casa sia sempre disponibile Beh, e quindi. innanzitutto, dai, comunque sia, non è che diamo, cioè diciamo, ah, domani mi serve, vieni domani. No, noi diamo il mensile, diamo i turni, tutto quanto, cioè io già ti do tutto quanto, quindi tu ti devi andare a organizzare in base a me. Esatto. Vedi, perché è stata sottovalutata questa parte delle pulizie, perché il problema di questa cosa è che è importantissima, poi è difficile da organizzare, questa è una delle cose più difficili da organizzare, perché un conto è per casa tua dici guarda vieni lunedì, martedì e venerdì, ok, quindi sai che lunedì, martedì e venerdì verrà a casa tua, ma qua una volta potrebbe essere di venerdì, una volta di domenica, una volta di mercoledì, giovedì, cioè dipende. Però do sempre un piano per quello. Sono in Così linea. È l'organizzazione è importante. E con Logify lo puoi fare. Sbaglio? vero, no, è vero. Con il PMS, il gestionale serve a questo, soprattutto quando si iniziano a gestire più case. E questo lo dico perché magari so che c'è chi gestisce una e c'è chi ne gestisce 8, 10, e appunto i gestionali servono a questo.
anche e soprattutto se si vuole crescere in questo mondo, proprio per essere organizzati, coordinarsi tra tutti, insomma, lo staff, gli addetti alle pulizie, è fondamentale quello che dicevi tu, insomma. Beh, questo sì, per me è tutto, perché una casa pulizia 5 stelle è una casa ottima. Secondo me quella è la voce più importante. Poi c'è stata distanza, comunicazione, quello va in base a, queste voci vanno in base all'esperienza personale o alla personalità che tu hai, quindi di conseguenza vedi, la distanza è molto importante. Noi adesso abbiamo dentro casa un soggiorno per lavoro. È una casa che sta un po' in periferia questa. E il lavoro suo sta praticamente attaccato alla casa. Ci hanno scelto per questo. Quindi io già so che comunque, cioè io lo sento, vedi, per tornare al discorso di prima, ogni tanto gli mando un messaggino e dico: come sta, tutto a posto? E lui mi ha detto: sì, perché la posizione è ottima. Lo vedi com'è. Invece, se quello doveva andare, ad esempio, a Firenze, è normale che a Firenze ti viene scomodo. Cioè, Infatti, quindi va in base a quello. tutti i fattori, diciamo, che poi ci aiutano ad essere, ad avere un servizio da 5 stelle, ecco, dalla Sì. comunicazione, la pulizia e il Però la check-out. polizia, secondo me, È il top, per quello ne avevo parlato oggi. Infatti, guarda, penso, vedo che. comunque siamo tutti, cioè, d'accordo su questa cosa, che se trovi una casa, cioè, D'accordissimo. Anzi, poi io sono una fissatona delle pulizie, quindi non tocco proprio l'argomento perché io troppo, troppo fissata. Vedo che non ci sono più domande e abbiamo passato anche l'oretta e ti voglio ringraziare tantissimo per aver condiviso con noi la tua esperienza, per aver risposto alle nostre domande e mi ha fatto tanto grazie. piacere. E per chi non lo conoscesse lo può seguire su tutti i social, Dani Lost, Instagram e TikTok. Non dico tutti i giorni, ma un giorno sì, un giorno no, c'è un video checkout. E così potete vedere proprio nello specifico come si organizza, tutte le cose strane che trova per casa quando fa il check-out, tra ciabatte cinesi e cose strane. E ti ringrazio tanto, ringrazio tutti quanti per averci seguito. E ricordo che poi il webinar sarà inviato, la registrazione sarà inviata e ne organizzeremo molti altri. Grazie mille, grazie a Grazie a tutti. voi, grazie a tutti quanti, veramente, grazie.